Ti pare una anaconda, pare, no? Questa è la cravatta che ti faccio indossare stasera. Niente, niente, c'entro aiolo. Oddio, Paola, senti, continuo te. Io ce la faccio più. Amici di Bracemi Ancora, siamo arrivati a Cutrufiano, provincia di Lecce, 30 km da Lecce. Cutrufiano, famosa perché è la città della terracotta, ma da oggi, cari amici di Bracemi Ancora, sarà famosa anche per la macelleria di Michele, specializzato in cavallo e asino. Namo, siamo arrivati nella macelleria di Michele, questo ragazzone di anni... 30. Ci ha invitato per trascorrere un'intera giornata qui nel cuore del Salento. La macelleria è piccolina, però la storia che c'è dietro è 100.000 volte più grande. Si inizia con una bistecca di brontosauro. Ve state rende conto? Quella è una fiorentina di cavallo. Dio mio, ragazzi. Questo è Wagyu. No. Kobe. No. Manzo giapponese. Anzi, siamo in Salento. Questo è Wagyu, dai. Assolutamente no, Michele. Allora, io lo svelo perché no. Lo dirà Michele, però... Se già vedi questa parte qua esterna di grasso, già è indicativa, sì, no? Ma tu guarda la parte interna. Sì, sicuramente è marezzata. Michele, me la tiri fuori? Dai, dai, guarda. È Wagyu questo. Vedo qualche indizio. E dammi qualche... Come... Questo c'ha le orecchie lunghe. Sì, questo è asino. Ciuccio. Cavallo e asino. Possiamo tagliare delle due bistecche? Cioè, ma tu come tagli, con la sega o a mano? No, a mano. Davvero? Sbaglio qualche colpetto, però. Vabbè, te perdoniamo. Qui alla mia sinistra si è nascosto tutto il valente staff di Michele. Che noi ringraziamo. E anche se loro tendenzialmente sono persone riservate, senza di voi ragazzi questa azienda non esisterebbe. Grazie. Lui è Emanuele, fa parte di un percorso di recupero che la ASL e i servizi sociali di Cutrufiano hanno dato a Michele. No, scherzo ragazzi, se tu sapessi la moglie, sempre la moglie, sì. Ok, perfetto, bello. Questo quanto aveva sto asino? Questo è un asino di 6 anni. Di 6 anni. Per avere un sapore deciso. Deciso e eccellente bisogna avere un po' di pazienza. Qualità fa rima con pazienza, pure con l'asino è la stessa cosa. No, vabbè ragazzi, qui va fatto un approfondimento. Sì, che dici? Io già una cosa la noto. Di un po' che è molto marezzata, però marezzata in maniera diversa, vedi? È più fitta, no? È più ramificata, però le venature sono meno doppie di quelle che si possono trovare in altre marezzature come quelle delle carni bovine. Ci siamo tolti la soddisfazione, ragazzi, di farci tagliare una bistecca di asino in diretta. Passiamo al cavallo? Andiamo al cavallo. Cioè passiamo a quel dinosauro lì. Non ci credo. Dai, non è vero, è finta di plastica. Non può essere vera. Io dico 2,50 kg. Vediamo. Proviamo. 2,90 kg. Viva il Salento! God bless Salento! Tra l'altro Paola voleva dirvi, ragazzi, una nota tecnica sui benefici della carne di cavallo. Allora, la carne di cavallo tendenzialmente è una carne che ha meno calorie di quella di manzo, ma la cosa fondamentale è il grande contenuto di ferro. Infatti spesso viene data anche in diete particolari, per persone anemiche, nelle diete per i bambini, quindi insomma quindi, dieta per bambini, bimbo Michele se la può mangiare. Bimbo Michele se la può mangiare. Vai! Ragazzi, queste però ce le mangiamo stasera perché adesso è ora di pranzo, Michele ci ha preparato qualcosina, sempre di tipico. Signori, lo vedete questo, spezzatino di cavallo, una roba che al goulash praticamente lo spazza via. Goulash, non te temo. E dimmi un po' che pezzetti del cavallo sono questi? C'è pancetta, c'è guancio, catena. Pancetta e guancio, cotta per? 4 ore. Qua dentro. Quanto è buono, papà. Si scioglie in bocca. È vero, roba, non mangio, madonna, che te lo mangi solo te, secondo te? Se... Porca puttana, tra l'altro sughetto leggero, bravo. È buono. Sì. Si sente che è cavallo. Si sente molto che è ferrosa la carne. Paola, mentre tu parlavi con Michele, sì. È arrivato un cracker per la scarpetta, ok? Sono arrivati due cracker tipici qua della zona. Io mi sto emozionando, penso non andrò più via. Questa invece è la... Quelle sono l'entrame del l'entrame, cavallo. Allora, intestino di cavallo, ovviamente cotto nel sugo con la stessa... Questo viene prima, qui c'è un procedimento un po' più lungo.
noi facciamo 4 passaggi. 4? Con sale, limone e acqua fresca. Se sbagliare, i passaggi sono 5, perché il quinto è questo. Un'idea. È così delicato che mi ricorda il lampredotto. Il lampredotto è di tutti gli stomaci, quello più tenue, più anche la consistenza stessa, è stata una grandissima scoperta. Panino, panino con entrame di cavallo, ragazzi, ovvero sia con l'intestino di cavallo. È di una delicatezza fuori di cioè fuori da... Michele, se io dovessi comprare un panino così, quanto costerebbe? Sulle 4 euro. 4 euro? Ragazzi, io credo che un cheeseburger dal McDonald's costi più di 4 euro. Se penso a quello che cosa ho mangiato, questa cosa meravigliosa, e se penso alla moltitudine di cheeseburger che McDonald's, Burger King, con tutto il rispetto, propongono in Italia, io dico cazzarola, cioè qui qualcosa è andato storto. Nel frattempo Michele ha preparato il carpaccetto di cavallo, che è un piatto, mi dicevi, che va forte in primavera e estate, no? Il classico è: tornano dal mare, passano da Michele, 5 euro di carpaccio, 10 euro di carpaccio, e se lo mangiano qua fuori. Pazzesco. Una birra fresca, se la comprano accanto e via. Madonna mia! Cioè, pare un'anaconda, pare, no? Come pare giusto? Michele, mi permetti io di prenderlo e di portarlo alla bilancia? Perché devo ammettere che un panino del genere non me lo aspettavo. Sarei rimasto leggero a colazione. Vabbè, dai, 776 grammi di panino. Se lo fa. Fresco. Madonna. Praticamente abbiamo battuto Parigi con la mega baguettona, gli austriaci e i tedeschi con goulash, non li vedemo proprio. Ah, raga. Non è finita, ragazzi, perché Michele ha in serbo un'altra perla per noi. Ho visto che è spuntata una mozzarella, che non è una mozzarella in realtà. No, quella è una burrata. È una burrata. Ragazzi, breve storia di questa burrata. La burrata di zio Michele. Di zio Michele. All'interno sì. È ripiena di questo carpaccio di cavallo che io ti ho fatto assaggiare. Non ci credo. Così? Quello, non ci credo. Parto io? Parti te, a te l'onore. Vabbè, sembra che uno dice sempre buono, buono, perché no, è veramente buono. Si sente il... Si sente la mozzarella, vero? Non solo, a volte le altre burrate sono più pannose, sì. No? Sono solo di panna, quindi perché poi stufano dopo un po'. Tanta panna. Questa invece è tanta consistenza. Prendere i pezzetti di cavallo. Ora voglio fare una cosa un po' crudele. Ma crudelissima, vai, vai, vai. Faccio così. Sì. E poi faccio così, attento, eh. Vai. Io non lo so se voi capiterete mai da ste parti. Mettete il navigatore. Com'è l'indirizzo preciso della macelleria? Viale della Costituzione numero 40. Poi. Viale della Costituzione numero 40, ragazzi. È fuori legge sto panino. Mortacci quanto è buono. Noi a Roma quando una cosa è buona diciamo mortacci quanto è buono. Voi come dite qui in Puglia? Li morti sua c'è buono. Come? Li morti sua c'è buono. Ragazzi, sono le 21 e ufficialmente iniziata la festa salentina che ha organizzato Michele. Visto che c'avevi poco da fare, hai detto: che faccio la sera, che mi annoio, organizzo un servizio di catering a domicilio. Sì. E stasera ci siamo imbucati a una festa, giusto? Sì. Tu hai iniziato col primo, che sì. Stai facendo? Ho fatto un ragù di salsiccia di cavallo. Sì. Con dei funghi che si chiamano manitole di bosco. Sì, ok. Che si raccoglie in questo periodo. Senti, Emanuele, tu sei il braccio destro di Michele, sei l'addetto alla griglia. Spiegami un attimo ennesimo, diciamo, attività che vi siete inventati. Niente, come quando ci divertiamo, no? Sì, ci annoiamo la sera a casa. Dice, perché guardare la televisione quando possiamo allestire questo ambaradam, giusto? Questo. E ce ne usciamo tutte le sere a grigliare. Cioè, avete creato un servizio di catering. Sì. E quindi dove operate? In tutto il Salento. Ipotesi. Ti chiamo io da Roma, verresti? Sì, o per tu? Te verrei. Vabbè, perché tu mi fai un preventivo e io se accetto tu vieni pure a Roma. Certo. Ragazzi, allora, qualora uno vi volesse contattare, che deve fare? Ci trova su Instagram. Su Instagram. Facebook. Quindi io, ragazzi, ve lo lascio scritto qua. Li contattate su Instagram o su Facebook e voi venite. Allora, Emanuele, mo che mi hai preso? I turcinietti. Che sarebbero? Involtini d'interiore d'agnello. Paola, rispetto a quelli che abbiamo visto a Brindisi, sembrano un po' più grandi, no? Sono più grandi. Sì. Li chiamate?
o boiacate o turciniere. Come? Boiacate. Come si scrive? Poi te lo... Vabbè, poi me lo fai. Quando lo scrivo. È cotta? Sì. Com'è la tecnica che qua? Insegnami. Allora, Paola mi spiegava che questo sistema è tipico dei catering, no? Sì, è tipico della banchettistica che si fa all'esterno, perché questo sistema aiuta, facilita a spadellare, a mantecare, perché quasi ci vanno quantità enormi di pasta, no? La pasta, ci tengo a dire, sono maccheroncini fatti con il ferro. Buoni. Piccantissima, come piace a me. Sì. Salsiccia di cavallo. Becca questo fungo, tiè. Bella. Qui si mangia rustico, ruspante, artigianale e soprattutto saporito. Che buono. E mortacci quanto è buono. Beh, mentre noi che eravamo, hanno caricato il bisteccone di cavallo di stamattina e il diaframma e la bistecca di asino. Mamma, non torno più, rimango a Cutrufiano, va bene? Poi ti mando l'indirizzo, così mi vieni a trovare con papà. Ciao, dillo pure alle sorelle, ciao. Ennesimo trionfo di Bombette, questa volta in versione salentina, in versione leccese, posso dire in versione leccese o cutrufiana? Ma vabbè, insomma, con la firma di Michele Emanuele. Non ci credo, Dio mio, con la pasta al pistacchio, dammi un po', pezzetto, la bombetta al pistacchio. Mi vengono le crisi d'astinenza se non mangio sta bombetta per 2 giorni. Michele, attento che ti arrestano se prepari sta roba, io te lo dico, eh. Turciniedo. Ma che bello. Qui c'è tutto il sud Italia, qui c'è tutta la pecora. C'è fegato. Di un po'? Fegato, cuore. E animello. È un duro lavoro, ma qualcuno deve non farlo. Mortacci. Lui invece, ragazzi, è la persona che ha contribuito manualmente a costruire. Alla costruzione, diciamo. Alla costruzione di tutta questa struttura. Come ti distrai un attimo, Michele ti tira fuori un asso nella manica. Michele, che sarebbero questi? Quelli sono degli arrosticini di diaframma di scottona, sempre dalla nostra stalla. Amici abruzzesi, se vi siete arrabbiati perché Michele ha chiamato arrosticini questi spiedini di scottona di... Diaframma di scottona, diaframma di scottona marinato alla birra, voi venite qua e l'incazzatura vi passa, ve lo posso assicurare. Attenzione, diaframma di puledro, prima mangia Paola. Il sapore è molto complesso. Non è per tutti, però è buonissimo, bello intenso, ti rimane il sapore in bocca e poi la morbidezza di sta carne è unica. È buona! No, non è buona, è mortacci quanto è buona! Non ci credo, dai, non ci credo. Sì! Che come stai flexando questa cravatta! Questa è la cosa più sensuale che io abbia mai mangiato in vita mia, meglio di un'ostrica, ragazzi. E da domani, ragazzi, in tutti i bar d'Italia, spremuta di diaframma di cavallo. Che cosa è? Che cosa devastante. Assaggio l'hamburger di cavallo? Assaggio. Ragazzi, è come se un hamburger di scottona giovane avessero messo, dimmi se sbaglio, un po' di zucchero, no? È anche più collantoso? Sì, esatto. Come se c'è un po' di farina di amido, tipo? No. È tipo il collagene. Il collagene, esatto, è il collagene. Mamma mia, spaziale! No, è lei. Allora. Dici, Paola, una confessione. Fammi la confessione. Da stamattina, tra tutto questo ben di Dio, che è tutta la cosa una meglio dell'altra, ma quella che aspettavo di più era questa qua. Pure io. Perché io una bistecca così di asino grigliata, l'asino l'avevo già mangiato, stufato, brasato, con cotture lunghe, ma così una bistecca. Ho pubblicato una foto di questa bistecca cruda sui social e la gente era convinta che fosse wagyu. In realtà è asino. Costo al chilo di questa bistecca, Mike? Qua siamo sui 19 euro. 19 euro al chilo, non ci credo. Completamente diversa dal cavallo. Oddio, guarda, io forse dirò una fesseria, ma tendenzialmente può ricordare anche la ventresca di tonno, dei tonni quelli giganteschi. Guarda, è una cosa strana. Assaggia. Ma è buonissimo. Il texture rimanda un po' alla ventresca, come la dici te. La consistenza, è sì, vero? Sì, sì.
È dolciastro, però è più delicato del cavallo. È più delicato del cavallo. Oggi, ragazzi, scriviamo un nuovo capitolo gastronomico di Braciami Ancora con questa strepitosa bistecca di asino autoctono marezzato firmato Michele Fuso. Michele, guarda qua come va. Michele, complimenti. Grazie. Venite a trovare Michele qui in provincia di Lecce, oppure cercate un macellaio che vi possa dare quest'asino marezzato, che è una cosa strepitosa. Una cosa strepitosa, veramente è una grande scoperta per me. Grazie Michele. Scoperta, bravo. Grazie. Ti abbraccio. Grazie, grazie, mi ha emozionato oggi. Senti, c'è l'odore del fieno. Sente quello che ha mangiato. Dell'allevamento. Aspetta, dove siamo? No! Noi stiamo a finire di parlare dell'asino, questo si presenta con sto bisteccone di mammut, che in realtà non è mammut, ma è cavallo. Oddio, Paola, senti, continua te. Io ce la faccio più. Continua te, io mi devo riprendere. Madonna, continua te. Allora, a mio avviso è come se stesse sezionando. Oddio, fa anche la spremuta. No, questo fa la spremuta. Fa la spremuta di grasso. No, però. Ha fatto la spremuta di grasso. Allora. Madonna, ragazzi, questo è il filetto. Il filetto del cavallo. Oddio. No, no, non fare così, non fare così. Non resisto. Oddio. Ma tu lo sai che fa così? L'effetto spugna. Lo sai, maledetto. Lo sai. Lo sa, lui fa gli show. Non lo sai. Si vede che è uno showman. Rispetto al bovino si sente di più il fieno, ve lo dico io perché il cavallo ha un solo stomaco, esattamente come l'asino, che ha un solo stomaco, quindi quello che lui mangia rimane di più nella carne, perché i quattro stomaci dei bovini in qualche modo, adesso sarò volgare nella descrizione, diluiscono quello che mangiano. La mia spiegazione farà rivoltare sicuramente qualche veterinario, ma era, ragazzi, per farvi capire, ma io mangio un burro, e stamattina Michele si rammaricava che non ha frollato come lui vorrebbe. Cioè, guarda, questo è il macellato di lunedì. L'hai macellato lunedì? L'ha macellato di lunedì ed è già così. Vabbè, guarda là, filetto, raga, mostruosamente buono. La serata, ragazzi, volge al termine. Allora, Michele, volge al termine con la panna sulla barba. Spannato. Senti, io sono stato benissimo, Paola altrettanto. Ho scoperto un lato della provincia di Lecce che non conoscevo, ti volevo ringraziare. Ho mangiato benissimo, sei un grande professionista. Ho visto il catering che hai messo in piedi, tanta roba. Però mi devi promettere, se ti chiamano da Roma devi arrivare pure a Roma. Vabbè. Veniamo. Ti chiamano a Milano, te metti là e arrivi fino a Milano. Giuseppe, te la senti? Sì. La senti? Perfetto. Ti voglio fare i complimenti veramente. Qui sono un'organizzazione perfetta, sono velocissimi. Poi il cibo è fantastico. Quindi se li chiamate, avete la Puglia a casa vostra. E poi io mi sono sentita proprio a casa. Accolta, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, qui da Cutrufiano, alla macelleria di Michele Fuso, è tutto. Un abbraccio, ragazzi, e che la brace sia con voi. Ciao, grazie Michele. Bravo. Ciao.